Buonasera gentili telespettatori, ancora una volta siamo qui per trattare tematiche di interesse davvero generale, ma che possano naturalmente coinvolgere un po' tutti i cittadini. E questa sera abbiamo dalla sinistra l'amico Graziano Giacobetti, che è davvero, vorrei usare un altro titolo, un cultore della verità, un amante della verità. Al suo fianco, quindi alla mia sinistra, l'artista Luigi Di Stefano, e al De Stefano, e alla mia destra Cristina Di Vasso, che è una ragioniera operatrice in forma giovani. Maria Cristina, vabbè. E naturalmente con la visita di questi, io li voglio chiamare così perché tali sono questi due personaggi, loro ci diranno, diciamo, con lusso di dettaglio e anche con dovizia, chi sono, cosa fanno, ma su un argomento che io reputo davvero di novità assoluta. Quindi cederei subito la parola all'artista De Stefano per intanto dire, più che a noi, diciamo, ai telespettatori, a coloro che ci vedono, chi siete, cosa fate nella vita, ecco, prego. Allora, io innanzitutto sono un uomo di 60 anni e quindi in tutti questi anni ho sempre cercato di capire come funziona più o meno la vita in generale, e ad un certo punto mi è arrivato, come posso dire, questa curiosità. 5 anni fa, 6 anni fa, ho voluto affondare il mio pensiero in alcuni argomenti che molti di voi non conoscono. E praticamente, essendo non conoscendo nulla della materia, io faccio il pittore, sono un artista, sono un pugliese, vengo da Foggia, come diceva il professore, e quindi praticamente dalla pittura sono passato ad una materia che non mi competeva. Per forza di cose, perché sappiamo che gli artisti sono un po' strani per voi, però noi siamo normali. Comunque, a parte questo, gli artisti sono un po' particolari, no? Allora, vedendo che qualcosa non andava in questa bella penisola, ho cercato di capire, ma perché c'è gente che si suicida, perché c'è gente che si lamenta, perché c'è gente, oppure l'euro, i soldi, no? Gente senza lavoro, disoccupati. Io poi, tra l'altro, ho anche due figli. E quindi praticamente ho cercato di scavare, ho cercato di andare in fondo a questa situazione. E ho scoperto, leggendo un po' con internet, qualche libro, qualche amico, qualche notizia così che mi passava attraverso qualche corridoio, ho notato che cioè, praticamente che noi praticamente tutti gli italiani siamo stati, non voglio usare un termine pesante, però siamo stati, come posso dire, truffati, no, è brutto come termine, però siamo stati messi in gioco attraverso un documento che lo possediamo tutti quanti. Praticamente io sto parlando del certificato di nascita di ognuno di noi italiani. Quindi attraverso questo certificato di nascita succede che quando un bambino viene alla luce, il papà chiaramente è tutto soddisfatto e contento, è nato mio figlio, deve andarlo a registrare, no? al suo comune di appartenenza. E quindi questo papà inconsapevolmente dichiara la nascita di questo bambino, dichiara, attenzione a questa parola, perché chi sta dall'altra parte, l'ufficiale dell'anagrafe, prende la notizia di questo nuovo nascituro, no? E lui lo registra come bambino figlio del dichiarante. È sbagliato, perché il dichiarante non esiste, è una parola che si crea piano piano, che poi crea un castello nel quale noi ci troviamo adesso tutti coinvolti, no? Allora praticamente succede che questo papà non viene definito padre o papà, viene semplicemente chiamato dichiarante, e non è giusto, perché quello è il padre, no? Il papà o padre, quindi la parola giusta è questa. La mamma viene chiamata da, con una particella,
realtà. Se voi non mi credete, che sono novità per voi, e magari c'è qualcuno che ascolta, forse lo sa, non lo so adesso, andate ai vostri comuni e cercate di fare, sono tutti gratis questi certificati, potete andare all'ufficio di Stato Civile o anagrafe e fate un estratto del vostro certificato di nascita. Praticamente quelli della mia età sono stati tutti incorniciati, voi vedrete, parlo di quelli della mia età più o meno, 50, 56, insomma. Questo certificato di nascita, l'estratto di nascita, quando ve lo consegnano, è bordato di una cornice. Quella bordatura vuol dire che quel nascituro è stato inserito in un trust. È una parola inglese, trust vuol dire contratto, diciamo, con le parole. Quindi me lo prendo io in fiducia, quell'anima è vivente, la metto più tempo, la inserisco in questo trust. E quindi tu, papà, non entri più, che io ti tolgo il bene di quel bambino, no? Una premessa voglio fare innanzitutto. Io non sono né un sovversivo e né un ribelle. Quindi chi ascolta può pensare anche questo, che voglio magari, che voglio dire, cioè, come posso dire, accendere il dubbio. È una questione di verità, perché con questa situazione tutti gli italiani, parlo solo dell'Italia, perché questa è una situazione che succede in quasi tutti i paesi occidentali, però in particolare l'Italia, veniamo tutti imbottigliati, come si dice, l'imbuto, no? Tutti inseriti in questo imbuto, e poi c'è la storia fino alla nostra morte. E non se ne esce, non te ne esci fuori, perché è studiato talmente bene, ma quelli che lo fanno attualmente non sanno il perché, non sanno il motivo, e quindi praticamente lo fanno per come voglio dire, perché è un abitué, come posso dire, cioè lo fanno perché è stabilito già per conseguire, è giusto, quindi lo fanno per conseguire, però non si chiedono il motivo, perché è così. Il mio nome e cognome, poi tra l'altro a parte l'estratto di nascita, poi c'è a parte l'atto di nascita, il primo certificato, quello con la cornice. Poi c'è l'altro certificato che si chiama estratto di nascita. Praticamente l'estratto di nascita, il mio nome e cognome, viene cambiato senza il mio consenso. Io mi chiamo Luigi De Stefano, come si scrive normalmente, no? Il mio nome, cioè un alternato si dice, no? Lo Stato che fa? A insaputa dei miei genitori, mio padre specialmente, crea una finzione giuridica grazie a questo certificato di nascita. E con questa visione giuridica ti cambi i connotati, cioè ti crea un altro cognome, cioè ti scrive tutto a stampatello, e quello stampatello è praticamente la punizione eterna per tutti gli italiani. E non te ne esci più. Tutto quel discorso. Allora, viene il famoso debito pubblico. No, e questo viene tutto allacciato con il debito pubblico, perché noi alla fonte siamo esseri umani tutti quanti, no? Veniamo partoriti da nostra mamma, e quindi noi alla fonte dovremmo essere... dovremmo assumere il cognome di nostra mamma, perché noi veniamo da quello Stato, è giusto? E poi praticamente lo Stato che ha creato questo sistema, io parlo di molti anni fa, no? Saranno anche defunti quei cervelloni che hanno inventato questa situazione. E quindi questo Stato che fa, sì, dico bene, lo Stato che fa, prende il nome di questo bambino che nasce da questa mamma, no? Che poi la mamma è chiamata e definita puerpera, cioè una donna che partorisce così, una donna che magari c'ha il ripensamento e non vuole crescere suo figlio e lo regala, no? Sappiamo se cose. E quindi praticamente che succede? Che la mamma partorisce questo bambino e lo Stato furbescamente prende questo bimbo e lo inserisce in un trust, quello con la cornice di cui parlavo prima. E gli fa assumere il cognome del papà, ok? Ecco perché siamo obbligati tutti in Italia ad avere il nome del papà. Scusa una domanda, sì. Quindi qual è il ruolo dell'ostetrica, per esempio? Allora, il ruolo dell'ostetrica o del ginecologo, ne sono due in pratica, c'è l'ostetrica e poi c'è il dottore, il primario, che mette la firma, no? Sul certificato. Sì, sì. Il ruolo dell'ostetrica è quello solamente di pesare e di vedere il bimbo se è in buona salute. Se è in buona salute, quel bambino ha un valore.
e viene quotato in borsa. Voi non ci credete, ma è così. Se voi andate su Google e ci scrivete Italia Seaport di Washington SPA, vedete che l'Italia, no, la nostra penisola, io non sono più, non faccio più parte dello Stato italiano praticamente, mi sono tolto la cittadinanza, ma no perché voglio fare il ribelle, oppure perché un papà di famiglia, un giusto papà, per portare avanti una famiglia, diciamo, equilibrata, deve trattare bene i suoi figli allo stesso livello. Lo Stato italiano questo non lo fa, perché i politici lo sappiamo, no? Questa gente che lavora, anzi non lavora e prende un casino, vabbè, termini un po', prende molti soldi senza far nulla, e poi c'è gente pensionata, lo sappiamo, si ammazza, si suicida, no? E non è bene questo fatto. Allora che succede? Che questo bambino che nasce viene quotato in borsa attraverso questa Security di Washington, e praticamente ognuno di noi ha un valore, noi siamo accreditati, abbiamo un valore dalla nascita, siamo esseri umani.